Non sono confuse. Ha detto che cuori e polmoni lavorano assieme e quando uno non ce la fa, l'altro si deve sforzare per aiutarlo. E il trauma è conseguenza della polmonite. Sì, quando era caduta. Sì, la polmonite ha fatto stancare molto il cuore della mamma che era già abbastanza sofferente e il cuore si è ingrossato troppo. Ingrossato, cosa significa? Ricorda che io non sono dottoressa come te. Significa che è stanco, che non ce la farà. Comunque, qual è il problema della mamma? È il cuore o il polmone? Cosa ha detto? Ha detto che sicuramente succederà e più presto di quello che pensiamo. Sì, però ti ha anche fatto capire che possono essere de degli miglioramenti, che la situazione non è così. Margherita, mamma sta morendo. Dai, ascolta, è un po' che ti volevo dire questo. Sai, mi piace tantissimo. Credo di essere innamorata di te. Ma io non sono preparato per questa relazione. Ma perché? Non ti pentirai, te lo prometto. Cosa fai qua? Mamma, mi scusa, il compleanno di No, dovevi Antonella. essere con tuo babbo. No, 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 il papà mi ha No, detto che tuo andava a papà mi cenare ha con... chiamato adesso perché mi ha detto che non sa dove sei. Mi ha chiamato Antonella, mi ha detto non ti preoccupare, Mamma, è non con me in parlare così bar. in No, fronte a un ragazzo, per non me favore, ne ti prego, frega per favore, ti nulla. prego. Non me ne frega Dai. nulla. Adesso subito vai dentro e dici addio alla tua amica Il Antonella. suo Vai compleanno, via, fa non 22 me ne anni, non frega posso un dirgli tubo. addio. Il No. papà mi ha chiamato mamma, ti Basta. giuro, il papà mi ha chiamato Ascolta, me. non mi Mi ha detto fare che io poteva uscire di sera con le mie ragazze, Mi ascolti mamma. bene? Siamo in strada, la gente sta guardando, a me non mi fai tu un numero. Mi senti? Dai, Vai davvero? dentro, no, né vero né bugia, vai dentro, gli dice che te ne vai e basta. Adesso ti aspetto qua. E che cazzo dice il Vai, papà? non me ne frega nulla. Chiamo papà per Lo vedere vuoi che dice lui. chiamare? Lo vuoi Adesso aspetta chiamare? un attimo, lo chiamo io. Ok. Adesso lo chiamo. Come mi hai trovato tu? Perché sai che sono qua? E Perché l'Antonella mi ha chiamato. perché ti ha chiamato lei? Che ti ha detto Antonella? Non lo Aspetta un capisco. attimo. Pronto, Francesco? Sì. Sì, è qua. Ma tu sapevi che lei veniva a un bar? Alla notte? Un'altra cosa, sai che tua figlia fuma? Benissimo, Zitta, per no, favore, ti da prego, adesso dai, zitta. stai Non zitta dirgli che al sto papà parlando, che sono stai una zitta schiavetta. che parlo con tuo padre. Ascoltami bene, da adesso in poi tua figlia non vive più con te. Mai sentito? Mai sentito? Bene, finito il discorso. Vieni con me subito. Vai dire ciao. Ok, Entra andiamo, vieni. Ok, dentro, sei ciao. felice adesso già? Sono Sei sì, molto felice? felice. Quando tu sarai maggiorenne vai via da casa. Però, mentre tanto, mentre vivi con me, fai quello che dico io. Vai dentro e dici ciao. Posso ascoltare di più? Ti odio, mamma, ti odio. Non me ne frego più.